per il settore immobiliare in questa legge di bilancio, ben consapevoli del fatto che su 35 miliardi 21 sono destinati al contrasto del caro bollette, e siamo d'accordo su questo perché secondo noi necessita un piano energetico europeo che dia rassicurazione a imprese, famiglie, cittadini e soprattutto ai mercati sia immobiliare che del credito. Quindi lo spazio di, diciamo, il margine di manovra sappiamo che è poco, però per il settore immobiliare proponiamo tre, sono le nostre proposte. Una è quella di rendere deducibili l'IMU anche per le persone fisiche per l'abitazione, questa darebbe una spinta, diciamo così, di fiscalità di vantaggio per l'investitore e agevolare anche, diciamo, l'affitto a medio-lungo termine per il tema dell'emergenza abitativa nelle città. La seconda proposta è quella di estendere la cedolare secca anche per tutte le locazioni a uso diverso dall'abitativo, questa darebbe una spinta al settore produttivo, terziario e commerciale, che comunque è il settore che spinge, diciamo, la produttività del sistema paese. E in ultimo riguardano i bonus fiscali, sia il bonus giovane under 36 che stiamo vedendo in legge di bilancio prorogato solo per un anno, e il bonus giovane affitto per l'affitto per i giovani vanno prorogati a 3 anni, secondo noi resi strutturali a 3 anni, e tutti i bonus edilizi, quindi vari bonus case e super bonus che scende al 90%, strutturali a 3 anni, estesi all'intero patrimonio immobiliare e dove la cessione del credito sia resa strutturale. Secondo noi queste tre proposte potrebbero dare una spinta al settore edilizio immobiliare, e nel bilanciamento tra le uscite o le mancate entrate dello Stato rispetto alla lotta al sommerso, all'evasione fiscale e all'indotto di PIL che sarebbe introitato da parte dello Stato, sarebbe un saldo positivo, e questo porterebbe benefici ai mercati sia immobiliare che del credito e a tutti gli operatori che operano all'interno.